stayed up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog, vlog un po' particolare perché inizio proprio con una piccola routine, visto che oggi è una giornata un po' speciale, farò delle pulizie altrettanto speciali perché oggi festeggeremo appunto il compleanno di mia mamma e quindi quale migliore occasione per farvi vedere un nuovo arrivo Tineco. Io adoro la Tineco perché mi ha reso anche un pochino più semplice la vita. Quando si hanno gli strumenti adatti, le pulizie sono molto molto più semplici. Apro le imposte, faccio luce a questa splendida giornata e vi presento la famosissima Tineco, la One Floor S5, veramente veramente fantastica. Ho voluto provarla per qualche giorno prima di farvela vedere, completa di filtro di ricambio, scovolino e rullo di ricambio e cleaning solution senza schiuma, quindi adatta al dispositivo, e lo metto subito in funzione per farvelo vedere in azione. Tra l'altro settimana del Black Friday, quindi in offerta 319 euro anziché 519, in più aggiungendo il codice sconto ROBERTINAT1 avrete un ulteriore sconto del 2%. Rimuove i liquidi con una sola passata, come potete vedere, anche nei punti più difficili grazie alla nuova spazzola rullo. Ho pulito tutto il piano di sotto, vado a svuotare per la prima volta il serbatoio dell'acqua sporca e poi una volta finito vado a fare proprio l'autopulizia cliccando semplicemente questo pulsantino. Va a fare proprio una pulizia automatica di tutta la Tineco, quindi rullo, tubi interni e quant'altro. Una volta pulita la metto in carica. Direi che ora siamo pronti per continuare questa giornata. Allora, è già tutto pronto, stiamo aspettando i miei genitori e penso anche mia nonna, non so, ma dovrebbe venire anche lei. Abbiamo messo giusto la scritta buon compleanno, ho fatto alla fine, vi faccio vedere, perché stamattina ero proprio tanto di corsa tra pulizie e salatini e bambini e tutto quanto, quindi però ho fatto i salatini, quelli col booster che vi dicevo, e qualche pizzetta, vi faccio vedere. Salatini col booster, eccoli qua, abbiamo coperto tutto così la polvere o qualunque cosa non va a finire sopra e rimane tutto pulito. E qua abbiamo invece qualche pizzettina, le ho fatte un po' più grandi quindi ne ho fatte poche. Poi qua ho trovato tre di questi quindi ne ho preso uno se mio papà vuole metterlo sulla torta. Scusate il casino ma stanno giocando tutti e tre là sul divano e basta. Quindi questa è la tavola, qua ci sono i disegni dei bambini, Federico e Alessandra, il bigliettino e il regalino, quindi aspettiamo solo loro. Ho preparato anche l'Instax e la Reflex, così se voglio immortalare qualche momento ho tutto pronto qua. So that
carta. Tanti auguri. È originale, mi piaceva. Guarda che carino. Una pioggia di colori per festeggiare questa giornata speciale. Buon compleanno. Tanti sinceri auguri da tutti noi per i tuoi 64 anni. Ti vogliamo bene. Kitty, Fede, Ale e Rico. Tutti. Sono viva, salto temporale, scusatemi, ma sistemare le stoviglie, c'ho tutti i flut da mettere a posto. I bambini a nanna, ovviamente non avevamo fame, quindi non abbiamo cenato perché ci siamo abbuffati di pizzettine, queste cose qua, quindi non avevamo più fame, poi la torta e tutto quanto. Però ho detto, cavolo, il vlog... Mi sono completamente dimenticata, perdonatemi, e ho detto vabbè, recuperiamo raccontando, perché tante cose non le ho filmate, sono sincera, mi sono proprio goduta la festa, mi sono goduta mia mamma, mi sono goduta tutto, mia nonna, mio papà, mi sono goduta i bambini, mi sono goduta il weekend, ho proprio staccato la spina in toto da tutto e da tutti, però il vlog l'ho iniziato, ho condiviso con voi, quindi volevo concludere raccontandovi che, allora, vi faccio vedere alcune cosine che hanno portato un po' i miei genitori, un po' mia nonna. Allora, hanno portato queste caramelline, ve le faccio vedere perché magari possono essere utili ai vostri bimbi, nipotini e quant'altro. E sono caramelle gommose svizzere al propolis gusto miele. E sono praticamente, le hanno già aperte tutte e due, se le stanno già mangiando, e sono proprio per il benessere della gola, dice qua, caramelle gommose. Con appunto anche all'interno olio di cocco, cera, carnauba, spero di averlo detto bene, comunque ha un ottimo inci, ovviamente è sicuramente un prodottino di farmacia. E tra l'altro adesso non ce l'ho qua, non ce l'ho, ce l'ho al piano di sopra, perché di solito ai bambini lo do prima di andare a nanna, ed è uno sciroppo dell'umana, proprio che aiuta gli anticorpi, insomma, che ti aiuta un po' contro le influenze, queste cose qua. Però ce l'ho su, ve lo farò vedere nel prossimo vlog. Tra l'altro, scusate la miss, ho tirato sulla frangia perché ho fatto una doccia e non volevo, insomma, bagnarmi tutti i capelli, ma tanto li dovrò lavare, devo farmi la tinta, insomma, nei prossimi giorni farò un po' di ristrutturazione. Comunque vi faccio vedere appunto che hanno portato queste qua, super gradite, le Fede se le stanno già mangiando, poi mia nonna ha portato i Nutella Biscuits e questi qua, che hanno già rigorosamente aperto, sono 5 pacchettini, questi qua monoporzione degli Oreo, i classici Oreo, che appunto poi si porteranno penso anche a scuola, perché a loro piacciono molto. E poi c'è ancora qualcosa, ma ah sì, le cosine di Halloween, perché appunto i miei genitori non hanno visto i nipotini per Halloween, quindi adesso vi faccio vedere cosa hanno portato. Ta-da! Zucchettina, questa qua carinissima. E allora, gufetto per Alessandra, zucchetta per Fede, comunque alla fine sono per entrambi, perché noi di solito vi dico che svuotiamo tutti i dolcetti che ricevono, di solito anche tutte le cose che hanno ricevuto di Halloween, anche appunto ad Halloween che siamo andati a fare, vi ricordate, dolcetto scherzetto con Alessandra, che aveva un fiume in piena di caramelle, ovviamente abbiamo messo tutto in un cestone e tutto è di tutti, no? Chi vuole lo prende a casa, quindi infatti è già vuota, anche perché devo fare assolutamente lo scatolone di Halloween, ragazzi, da mettere via, però
Vabbè, ce l'ho ancora qua insieme ad altre due zucche, quelle che appunto ha portato la nostra amica Sara. E quindi, insomma, ho archiviato. Però questa è troppo dolcina, è proprio piccino piccina, è dolcissima. E questa era piena di dolcetti, appunto, di cicles, anguria e tutte cose varie. E poi questo gufettino viola, Alessandra poi adora il viola, quando ha visto non ha capito più niente, però anche questo lo teniamo via per il prossimo Halloween. Poi ho fatto un po' di foto con la Polaroid, vi faccio vedere quelle che vi posso far vedere. Ho fatto una fotina a mia mamma qua con la torta, poi ne ho fatta, Riccardo ce ne ha fatta una a mia mamma. E poi questa non ve la posso far vedere, poi c'è questa qui che ci ha fatto Fede, dove c'era anche Riccardo, perché sennò le foto le ha fatte quasi tutte Riccardo, quindi alla fine della fiera lui non c'era in nessuna foto. Ancora un po' ci picchiavamo con mia mamma, mia nonna, la foto di chi a chi va, a chi non va, qualcosa volevo tenermelo anch'io, quindi principalmente, insomma, ho dato una a mia mamma e una a mia nonna, così non abbiamo litigato troppo, scherzo, e basta. Quindi queste sono state le cosine. È stata una giornata molto bella, mi è piaciuta tanto, poi rivedere i miei mi piace sempre, e basta. Tra l'altro pensavo che manca veramente pochissimissimo all'inizio di dicembre, all'inizio dei Vlogmas, dei vostri tanto desiderati Vlogmas. Non so se riuscirò realmente poi a farne uno al giorno, eh? Non so, perché rispetto all'anno scorso il mio ritmo è cambiato, il lavoro è cambiato, cioè è aumentato. E quindi non lo so, però giuro in giuretta ce la metterò tutta, farò di tutto veramente per riuscire a farcela per voi, perché ve lo meritate. E basta, sto pensando se ho altro da raccontarvi, ma no, sono pietosa con questi capelli, poi giustamente la frangetta è corta, quindi anche se la pinzo, comunque vedete, crolla. Tra l'altro queste molette me le ha comprate Riccardo l'altro giorno, perché non le avevo piccoline, così se voglio tirare sulla frangia. Però dovrei farne almeno tre, mi faccio tre ciuffetti perché non riesco a tirarlo su. Queste tisane continuo a consigliarvele, ragazze, le trovate anche su Amazon, sono della Cooper e la scatola è fatta così. Non ve lo ripeto neanche più perché sono buonissime. Comunque, andiamo via, anche Fede le beve per quello che vanno, perché anche a lui piacciono tanto le tisane. Adesso aspetto un attimino che devono stare 2 minuti. Sì, 2 o 3 minuti. Quindi anche abbastanza poco. Dopodomani dovrebbe arrivarmi il calendario dell'avvento. Ho scelto quello di Nivea alla fine per chi si è perso il vlog. E quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di aprirlo. Non vedo veramente l'ora perché sembra essere veramente molto bello. Buonissima questa tisana. Snore e Peace, infuso biologico con camomilla, melissa e lavanda. La lavanda si percepisce appena, non è fastidiosa ed è super super rilassante, cioè proprio adatta per prenanna, prenanna assolutamente.
E bon, quindi non vedo l'ora che arrivi questo calendario. O meglio, non vedo l'ora che sia il primo di dicembre per aprirlo insieme a voi, proprio col primissimo Vlogmas. Sono molto indecisa su come organizzarmi per i Vlogmas. Nel senso, sono indecisa se farli prima, cioè far finta proprio che ne so, il 29 novembre sia il primo dicembre, cioè iniziarli proprio prima per riuscire a metterveli poi tutti i giorni, oppure se farvelo proprio realmente girarlo l'uno, però sicuramente non riuscirei, cioè l'uno non avrei vlog da pubblicare, quindi non lo so, sono... Uffa, sono veramente combattuta come ogni anno, d'altronde è il mio problema di ogni anno. E poi, venerdì ci sarà una novità, però non vi dico nulla perché se Riccardo guarda questo video, volevo vedere la sua reazione, quindi non vi dico nulla. Voglio, cioè, oddio, la reazione penso l'avrò anche io, è una cosa... Oddio, è una cosa che voglio fare da un po', che però non ho mai avuto il coraggio di fare e che farò. Farò e non vedo l'ora. E quindi, vabbè, non dico niente. Basta, sto zitta. Ho preso Osmo, sì, Osmo, Instax e la Reflex che porto tutto su, che così poi mi scarico anche le foto, anche perché sicuramente poi i miei genitori le vorranno, gliele passo poi tramite telefono. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life.